Pier Giorgio Frassati è una cooperativa sociale di Torino che opera dal 1977 e si occupa di servizi sociosanitari, educativi e assistenziali, una cooperativa sociale di tipo A. Una delle esperienze che possiamo raccontare è il lavoro che abbiamo portato avanti, costruito nel territorio della Valle di Susa, dove in collaborazione con gli enti locali, con il Consorzio dei Servizi Sociali e altre 15 realtà del terzo settore, abbiamo costruito un processo di coprogrammazione e coprogettazione che ha portato a una forma innovativa di gestione dei servizi. Un focus particolare che è derivato da questo lavoro diffuso sul territorio, può essere rappresentato da quello che si è sviluppato nel territorio di un comune, il comune di Pianezza, attaccato a Torino, dove sul territorio dello stesso comune l'azione della cooperativa Frassati, che gestisce una RSA per anziani, l'azione di una cooperativa di medici di medicina generale, che raggruppa tutti i medici di medicina generale del territorio, e quella di una fondazione, messi insieme, stanno dando origine alla creazione di un progetto innovativo che vuole tentare, di tenere, al proprio domicilio gli anziani, anche soli e parzialmente non autosufficienti, per il maggior, tempo possibile, prima di, trovare altre soluzioni di tipo residenziale. Il progetto prevede, di dotare un condominio solidale che è fornito dalla fondazione, dove già risiedono anziani, in appartamenti autonomi, da soli o in coppia, dotare questi appartamenti di una dotazione tecnologica innovativa che consenta di rilevare tutta una serie di dati che favoriscano il controllo da parte dei medici di medicina generale o l'intervento di operatori che afferiscono all'RSA, operatori addetti all'assistenza, oppure infermieri o fisioterapisti, o altre professionalità che potrebbero essere, come dire, attivate, per favorire la permanenza e il benessere a casa dell'anziano. La società Ruta Piemonte nasce a Pinerolo nel 1996 dall'unione di una serie di società di mutuo soccorso del territorio. Nasce con l'esigenza di dare integrazione sanitaria e assistenza domiciliare ai propri soci e ultimamente con l'evoluzione relativa al welfare aziendale abbiamo cominciato ad avere forti rapporti di condivisione di progetti anche con le cooperative di territorio. Attraverso il rapporto che è nato con la cooperativa Frassati e con la cooperativa T-MAP, abbiamo pensato di realizzare insieme a alcuni tecnici del Politecnico di Torino una sorta di software che permetta di avere il monitoraggio di persone ancora autosufficienti che quindi non hanno la difficoltà di dover avvicinarsi a una residenza protetta. E quindi questa cosa permetterà normalmente alle persone di stare a casa propria e non avere l'onere di dover stare all'interno di una struttura. Per la comunità i vantaggi di un servizio organizzato, di un modello di servizio di questo genere, sono evidenti nel momento in cui si pensa che il vantaggio nasce dalla possibilità di avere un servizio che è negoziato, che è accessibile, che è coordinato, che è completo e che è continuativo nel tempo. Per i professionisti, ovviamente, un modello di questo genere, un'organizzazione di questo genere e una cultura del servizio di questo genere consente di lavorare certamente molto meglio e presenta delle enormi potenzialità di sviluppo professionale in termini di crescita professionale e di capacità di presa in carico.